Signori, buon pomeriggio a tutti. Ci troviamo qui a Montelibretti, in una zona, diciamo, la vedete, residenziale, facente parte di questo complesso di abitazioni a circa 200-300 metri dal paese. L'immobile che andiamo a presentare è questo casale antico da ristrutturare con il terreno di proprietà sulla parte sottostante. Qui praticamente c'è questo cortiletto d'ingresso, che vedete tutto ben delimitato, dove è parcheggiata la macchina. Vi faccio vedere la proprietà intorno in modo da capire poi meglio la situazione. È sviluppato su tre livelli, diciamo, messi in maniera molto irregolare, come è chiaro che, diciamo, queste abitazioni precedentemente erano, diciamo, state costruite. C'è un piano terra, un piano intermedio e un piano superiore, e più c'è tutto quanto il box davanti, dove c'è la possibilità, volendo, di capire come eventualmente accatastarli, eccetera. Qui c'è un box che però non fa parte della proprietà, quindi diciamo questa parte qui con questa bella muraglia che praticamente gira tutto intorno alla proprietà, compreso il terreno dalla parte sottostante. Ecco, noi stiamo entrando in questa proprietà per andare a vedere prima il terreno che praticamente costeggia questa parte, dove diciamo ci sono sia i box, quindi qui sono tutte queste tettoie, sono state accatastate, quindi è da verificare dopo nel corso eventuale di una ricostruzione come, diciamo, vedere come poter ricostruire magari il legno, magari una struttura molto più carina, tutte queste situazioni che, diciamo, sono all'interno di questo terreno. La posizione è ottimale perché poi c'è una vista veramente molto bella, e questa è tutta quanta la parte, diciamo, retrostante. Anche questo box della mira è stato accatastato, che ovviamente, diciamo, è da vedere come sostituire magari con del materiale diverso, magari in legno, delle cose, diciamo, più carine. Qui c'è tutta la visuale dell'abitazione in sé per sé. Questi sono i due box che stanno dalla parte sottostante, compreso tutto questo terreno che vediamo qua sotto, coltivato ad uliveto, che arriva fino all'altra parte. La vedete lì del paletto in cemento, quindi compresa anche questa bellissima pianta di olivo, che scende tutto in basso, leggermente, diciamo, in pendenza, però molto sfruttabile, dove ci sono diverse piante d'olivo, piante da frutto, dell'alloro, eccetera. Qui facciamo vedere tutta questa bella vista che vediamo da questo lato, con tutta la profondità, diciamo, in profondità del paese di Montelibretti. Ecco, qui ci sono i due box fatti in pietra. Qui precedentemente c'era il cavallo, però poi, diciamo, questo sarebbe da vedere come eventualmente poter sfruttare. E qui c'è un altro bel box, sempre, diciamo, di una metratura abbastanza importante. Eccolo qui, utilizzato come eventualmente stalla, ripostiglio, insomma, poi avrete voi modo e tempo di capire come eventualmente in futuro destinarlo. E qui, diciamo, ritorniamo sull'ingresso, sulla proprietà. Cosa importante, su questa stradina qui, quindi che costeggia la proprietà, è un terreno di proprietà, quindi coltivabile. Non a caso loro ci hanno messo qui le piante di broccoletti, che sono. Su questo lato praticamente c'è un accesso pedonale da parte di un altro proprietario di un terreno, che su questo lato praticamente, diciamo, c'ha l'ingresso non a questo terreno che vedete qui, ma a quello dopo. Quindi da qui in poi, vedete, è possibile tranquillamente recintare tutta la proprietà. Quindi questo è una proprietà, come ripeto, ma c'è un diritto di passaggio su questo lato fin questa parte, e quindi qui, volendo, uno ristrutturerebbe la parte superiore e avrebbe poi eventualmente, tramite un progetto, la possibilità di collegare tutto questa abitazione con il terreno sottostante. Andiamo a vedere le stanze, tornando sull'ingresso, dove vediamo la prima, dove c'era precedentemente la cucina, da collegare eventualmente anche con l'altro appartamento sopra. Attualmente sono tutti collegati tramite scale esterne. La seconda,
con una finestra che dà sull'affaccio sull'esterno. Qui poi c'è un piccolo bagnetto, vabbè, questo ovviamente come tutto andrà ristrutturato. E sul piano superiore troviamo un'altra camera da letto abbastanza grande, soppalcabile anche volendo. Io secondo me vi consiglio di venire tramite magari degli ingegneri, degli architetti di vostra fiducia. Strutturalmente non c'è nessun problema, però è da capire come, volendo, poter ricostruire tutte queste, diciamo, unità abitative che compongono l'immobile. Questa è la vista molto bella. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.